E bene ragazzi, siamo tornati su un nuovo episodio di Inazuma Eleven Go Chronostone Tuono. Ragazzi, siamo nella fortezza di Zugeliang. Dobbiamo arrivare da lei proprio, quindi continuiamo a scalare la fortezza. Siamo già a buon punto direi, ma non ancora. Quindi si va. Comunque adesso Goldie dovrebbe prenderla, credo. Non ce la fa, però c'è Riccardo in porta. Perché c'è ancora Riccardo in porta? Mannaggia voi. Madonna la parata di lui. Perché c'è sempre Riccardo? Vatti, vatti, cazzo. No, vabbè. Colpi in stereo, vabbè. Scaglio. Scialla, scialla, scialla. Ancora Riccardo in porta. Ancora Riccardo in porta. Presa. Facciamo un'altra parata con Riccardo, raga, incredibile. Incredibile Riccardo in porta, sali che vuoi. Passa la Bailong. Tira Bailong, mannaggia Bailong. No, raga, no. Questa volta prendi la Goldie, ti prego. Brava Goldie. Passa qua Bailong, tira Bailong. Ma perché? Adesso segno con Victor, basta, mi salto le balle, vai Victor. Disintegralo con la stoccata micidiale, stoccata. La parata! La parata! La parata, regà, la parata! Godi. Adesso figa, tiro con lui. Se figa, se la pari, giuro che. Drago Dracugnano. La para. La para! La para! La para! La para! La para! La para! Posso tirare con Gold? Ti prego, posso tirare con Gold? Forse è meglio tirare con Gold. Finita la partita, ho perso, ho perso, ho perso. Andiamo sta cassa. Fagottino al vapore, curiamoci. E non voglio JP in porta. JP vai al posto di Riccardo. E Riccardo vai al posto di Victor. Che tu mi servi. Va bene. Allora possiamo andare avanti. Penso che non c'è un altro che mi rompe le balle. Scarpini orientali. Va bene, andiamo avanti. Ci sarà un altro? Sì. Ehi, cosa sono questi? Sono forse delle statue di argilla? Esercito di terracotta. C'è qualcosa di vagamente inquietante in tutto ciò. Sì, hai ragione, andiamo via di qui. Andiamocene. È chiusa. Le porte sono chiuse a chiave, cosa facciamo? Oh. E non vi sembra che le statue siano più vicine di prima? Non può essere. Oh. Byron, si sono mosse? Ah! Ma è follia pura! È solo un trucco, le statue sono azionate tramite dei meccanismi nascosti, tutto lì. Cosa c'è scritto su quel cartello? Dimostratemi la vostra forza affrontando i miei servi. Se vincerete, esaudirò il vostro desiderio. Firmato Zugeliang. Zugeliang? Dobbiamo sconfiggere quelle statue se vogliamo incontrare Zugeliang. E va bene, io sarò il portiere. Sbagliato, il portiere sono io. Sono io che voglio incontrare Zugeliang, per cui la responsabilità è mia. Non posso ricevere un premio per qualcosa che non ho fatto. Ragazzi, ditelo anche voi. Devo giocare io. Il compito del portiere è difendere la porta. Il portiere è l'ultimo baluardo della squadra. Perciò deve essere affidabile al 100%. Deve essere prudente e razionale. E lei non è né l'uno né l'altro. JP, la prudenza non apporta benefici se non conduce l'azione. Cosa? JP, lo sai anche tu che non riuscirai a far cambiare idea a Liu Bei. Non insistere, andrà tutto bene. Non è una partita contro l'Eldorado. Ma. Ascolta, Liu Bei. Mettimi giù, devo proteggere il calcio, Liu Bei, se non proteggi il calcio io no. Capisco la ragione di JP, ma credo che sia meglio giocare se questa volta non gioca. Già. Andiamo contro l'esercito di terracotta, raga. Iniziamo l'incontro, sti. Liu Bei parteciperà alla partita, cambiato formazione, metti in squadra Liu Bei e JP. Ok, Liu Bei entra e vai al posto di Subaru. Perfetto. Metti Liu Bei in porta e JP in panchina. Quindi Liu Bei, dove sei? Devo fare tutta la formazione ancora. Allora, tu vai qua. Tu vai qua. Riccardo, vai qua. Anzi, facciamo così. Sì, ci sta, perché
Cabe forte, che c'ha Oda. E il resto va bene. Sì, va bene. Sapete, non avrei mai pensato di giocare a calcio contro delle statue. Pensa piuttosto che vinceremo facile. Non posso credere che abbiano messo quello svitato in porta. Non vinceremo mai così. Si parte. Raymond contro l'esercito di terracotta. Loro sono livello 27, raga. Siamo bassissimi di livello. Forza di Zug e sale della terracotta. Let's go. Tic tac, nessuna pietà. Blocco elettrico. Come fanno ad essere così agili? Ma com'è invincibile, raga? Ma come? Ho fatto anche colpo critico. La cosa divertente è quella. Vai via. Ora però la parerà Liu Bei. I grandi acceleranti. Miglia. Una tecnica di tiro speciale. La bloccherò. Chi ce l'ha fatta? Le tue capacità non hanno uguali, fratello. Devo ammettere che è stata una bella parata. Oh, si è fatto male per bloccare la palla. Sei ferito? Non mi sono fatto nulla, è solo una fitta. Ho deciso di giocare a terra duro fino alla fine. Spero che ce la faccia. Ok, andiamo qua. Vai, Goldie. Sono veloci? No, sono lenti. Posso. Riccardo, vai con. Fuori gioco. Un by long, by long. Vai by long, destra. Niente, by long. Vai, Fei. Prendi la Fei, almeno tu. Niente, usa la tecnica. Rimaterializzazione. Ce l'ho fatta. Vabbè, va bene. Un teco illusorio. Odio rimaterializzazione. Rimaterializzazione, ci sono arrivato. Tu vattene a lì che prende Gabi Garcia con invece di nebbia, no. Cosa Gabi non ci credo, ora c'è Liu Bei un po'. Liu Bei ti prego, presa. Incredibile, Liu Bei ce l'ha fatta a pararla. Ci do un euro a Liu Bei. Vai, andiamo col Miximax. Oda. E andiamo anche con lo spirito di. Bailong? No, andiamo con quello di Riccardo. Poi farò vedere anche quello di Bailong. Però lo uso per non perdere troppi punti con Riccardo. Con il Miximax. Andiamo col tiro di Bailong. Drago draconiano. Fatto debole, raga. Fatto debole. Due punti, però se ne ha ciofeca. Grandissimo Riccardo. Adesso tiro normale. Mi ha tolto tanto col tiro normale. Tanto mi ha tolto. Comunque ho fatto gol, va bene così. Tutto era meglio fare impulso effimero. No, non impulso effimero. Armonia atomica, forse era meglio. Se me lo dai così, allora si va con la riverna bianca. Il cavallo nero. Viverna bianca, raga. Forse uno degli spiriti che mi piace di più di tutti. Andiamo con la difesa. Attacco. Difesa. Vediamo. Colpo critico. Che culo, raga. Aspetta che vado in giro. La giro così, la giro così. Perfetto. Ora andiamo in porta e tiriamo. E tira! No, perché non tira? Bravo Rick, lui si è in fuori gioco adesso però. Riccardo è troppo forte, raga, c'è poco da dire e poco da fare, vai. Tiro normale. Alla prossima la faccio armatura. Se no mi va quel paese Riccardo, abbiamo fatto 2-0 già. Facilissima sta partita. Vai ancora Bailong. Difesa. Ancora una volta, lui usa l'attacco, usa la difesa. Incredibile Bailong ogni volta. Riesce a prendere la palla. Fondamentale, però non ha ancora l'armatura. Questo può essere un problema. Ok. E ora.
Tira stavolta, perfetto, afflato bianco. 281 di valore totale, un po' basso, un po' basso. Il pugno radiante. Colpo critico. Colpo critico, raga, ha fatto. Poi Riccardo Missoda. Ok, adesso Riccardo andrà su perché prenderà la palla col piccolo illusorio. Assolutamente no! Ti pensavate veramente che la prendessi? Niente, niente da fare. Vabbè, comunque abbiamo finito il primo tempo bene così. Hai già avuto modo di vedere che Liubei non demorde mai quando è impegnato per una causa. È sempre stato così. Ha già visto troppe persone soffrire. Sai qual è il prezzo da pagare quando la gente è in difficoltà? Le autorità perdono troppo. Troppo tempo. Perciò è così avventato. Prende una decisione e la mette subito in pratica. Ecco perché un giorno riunirà sull'intera Cina. Il mondo è pieno di incapaci che si riempiono la bocca di promesse e fanno grandi sorrisi. Ma quando il gioco si fa duro, nessuno ha il coraggio di prendere in mano la situazione. Nessuno sa cosa fare. Io penso che gli serve qualcuno come Zhuge Liang per unificare la Cina. Non si fermerà finché Zhuge Liang non li aiuterà. È il nostro compagno d'armi. Sacrificheremo le nostre vite per lui se sarà necessario. Non lo sapevo. Tocca a te, JP. Cosa a me? Non preoccuparti. Non mi sto arrendendo. Proteggere ciò che hai di prezioso nella natura, vero? Beh, anche nella mia. Allora insegnerò come proteggere la porta. No, non vantarti. La vanità annebbia il La cosa giudizio. più importante è non esitare nel bel mezzo dell'azione. Non si può prevedere il futuro, né sapere dove finirà la palla. Occorre agire prontamente. Non importa se il resto dipende dal fatto. Non mi sembra una grande strategia. Non hai capito, la cosa più importante non è essere sicuri di qualcosa, bensì agire con tempismo, mai esitare. Ma. JP, se vuoi proteggere ciò che per te è importante, ogni secondo è prezioso. Capisco. Metti JP in porta e Liu Bei in panchina. Azze, si parte subito così. Difesa. È finito lo spirito. Immaginavo. Armatura e difesa. Attacco e ancora difesa. Easy. Riccardo quanto è forte, raga, è fortissimo. Se passi in mezzo a due, niente. Ora è concorso dalle piccate fuga. Questo è il terzo gol, raga, eh. Pam. Tripletta ancora di Riccardo. No, ho sbagliato mossa, vabbè. Ci sta comunque, faccio comunque gol. Vabbè, ho sbagliato mossa, raga. Mi dispiace perché voglio usare l'impulso effimero che è la mossa sua del Mixtmax, però vabbè. Se ne finisce lo spirito, però. Forse me lo fa finire lui. E lui non finisce mai lo spirito, regà, incredibile. Il Mixmax però c'è ancora. Ed è ancora pieno. Va bene. Non riuscirò mai a fare niente con l'illusorio, infatti. Neanche di tanto, alla fine. Però in passo di Goldie forse ci esco. Grandissimo, Aitor. No, Aitor, passala! Gabi. Perché non ho usato il Mixymax con Gabi? Adesso lo userò sicuro. Vai, Mixymax, è il momento. Non abbiamo visto ancora bene in azione Mixymax Trans Giovanna d'Arco. Vai, Goldie. Mi fa vedere la sua mossa, però. Cioè, mi dispiace che non usa la sua mossa. Voglio vedere usare. La Flam. Eccola qua. Bellissima tecnica, raga. Comunque ha già finito il Mixymax, e Gabi. Cioè. Una roba assurda. Mixymax finisce dopo 2 secondi e mezzo, raga. Tecco illusorio. Niente. Rimaterializzazione. Ecco, è finito. Te l'ho detto, raga. Finisce dopo 2 secondi se non si attiva l'armatura. È un brutto fatto, ma è così spirito di JP.
Vai Goldi. Niente. Di 4, raga, di 4. Andiamo, va? Non si sa mai. Non si sa mai che può fare cagate. Ma del colosso. Easy. Perfetto, lì ha finito tutto. Vai Wall-E. Ah, peccato Riccardo, vai, toccate in fuga, sì. Pam pam. Vai vai Long, non hai più punti? Non hai più punti. Stoppati. Dov'è Riccardo? Aspetta, dov'è Riccardo? Riccardo sali, te la passo qua. Incredibile Riccardo, impulso effimero, vai. Pam 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 e pam. Incredibile, raga, incredibile. Anzi, non ha senso neanche andarci perché alla fine, raga. Adesso muovo di finire la partita in più fretta possibile. E c'è lo spirito. C'è il Mixmax. Oh, usa subito lo spirito lui. Andiamo con. Non Brunilde. No. Niente, non abbiamo niente. Viva con il pedone nero. Vai, Aitor, forse con la tua carta di esce. Il passaggio proiettile, raga. È una cancarata assurda. 408, però, raga, è tardo. 408. Goldi, però, la prende. Impasto di Goldi, raga, è una roba assurda. Boh. Andiamo con Musashi, raga. Non ho mai attivato. Non ho mai attivato Musashi, vai. Grande Samurai Musashi, vai. Vuoi farti fare un Gordio, ma non hai fatto niente. Fino ad ora. Vai, Ryoma. È il tuo momento. Stoccate del Samurai. Easy. Bammete. A me non c'è anche lui il momento di gloria, raga, non ha fatto niente. Mi dispiace per lui. Vabbè, è finita. 5-0, raga. 4 gol di Riccardo. Tic tac, abbiamo perso o cosa? Non ci siamo nemmeno dovuti impegnare. Oh, mi invento una tattica terracotta. Cioè uno schema, voglio dire. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta. Sì. Grazie mille per i suoi consigli. Tic-tac, procedete come l'accordi. Zuga Liang, stiamo arrivando. È un tipo strano, ma sa come motivarti, non credi? Già. Superiamo le trappole della fortezza. Continuiamo, raga, con le trappole. Abbiamo già incontrato degli stati di terracotta che ci hanno sfidato, vi dico solo questo. Aspetta che facciamo una cesta, la prendiamo. Fascia del coraggio. Andiamo. Ancora! Cosa succede? Altre trappole? Almeno ora sappiamo che Zhuge Liang deve essere qua nelle vicinanze. Ci siamo quasi. Ok, vai. Ma devo essere più o meno. Posizioniamoci bene. Dovrebbe andarci. Easy. Ok, dovremmo riuscirci anche così. Vai, alza quello. Boom.
Easy. Ok, sbrighiamoci. Let's go. No, che palle. Ci sfidano sempre. Sosman, Confucius, Crini, Stento, gente a caso, va bene così. Segniamo il gol e basta. Non ci torniamo dalle balle. E ci copia le mosse questa. Ci copia le mosse. Piccolo illusorio, va. Ma basta questo giro di dentro, figa. Ce l'hai davanti a te il creatore di quella mossa lì. Perché devi farlo? Una destra con Goldie che la prenderà sicuro. Dove stiamo a Goldie? Mi fai emozionare ogni volta che ti vedo. Perché non è che ti importa, buffone? Bravissimo Arion. Bravissimo Arion. Una ciofeca Arion. Andiamo di parata volante. Non è che si dire spinta, amen. Dovrebbe prenderla Bailong. Prego Bailong, play. Bravo Bailong. Bravo Bailong, ora devi segnare. Ora sì che se non segni t'ammazzo. Vabbè, tiriamo. Anzi, no, tiriamo normale, raga, non voglio perdere troppi punti. Poi ci sono altre sfide o altra roba. Vabbè, lui usa la parata ardente, però. Mi deve far rosicare. Vai, va. Lei c'ha il tiro, usiamolo. Vai Goldie. Io ero impastato. Non è neanche scarso col tiro, eh. È forte. Ottimo. Perfetto. Andiamo avanti, va. Degli scarpini allegri. C'è un'altra altre due casse. Noce e dragone sorgente. Altri, veramente. Ce ne sono altri tre. Oh mio Dio. Questo rompicapo sembra difficile. Credo che manchi poco. Forza Arion. Ok, va bene. Tira, mannaggia, ma tira! Dai, vai avanti. Andiamo veloce, e tira ora. Ok. E forse ci siamo direttamente qua. Niente, va troppo in là. Non ci arriverà mai, va bene, credo che è una ciofeca. Vieni qua. Tira. Ok, ora per questo è un po' appena più difficile, non riesco neanche a parlare. Sembra una ciofeca assurda. Allora, andiamo di qua, andiamo di qua. Ma dovrebbe andare bene, sapete? Forse è appena più in là. No, c'è andato, perfetto. Easy. Beh, easy mica tanto. Vedete questa? Fiaccole! Manca solo un piano, l'abbiamo fatta di strada. Ok, andiamo finalmente su. Perché è l'ultimo piano, regà, non ci deve essere più niente che ci rompe le balle. Presa frattale. No, e no. E no, e no, regà, e no. Tutti in porta. Tutti in porta a prendersi sul drago dracugnano. Tutti in porta. No, ha bloccato il tiro veramente, raga. No, non ha bloccato. Esplodo, esplodo. Però faccio anche quella dopo. Perché fidatevi che quella dopo c'è un personaggio importante. Lei. Show. Show, raga, è un portiere molto forte.
top rank se non sbaglio, quindi lo voglio almeno sbloccare. Questo è un futuro, la recluterò, ce l'ho lì. Un passo di Goldi. Niente. Vai. E no. E con l'illusorio. No, perché l'ho tirata là. Non ho più difesa. Gongzu. Anche Gongzu dovrebbe essere top rank se non sbaglio, sapete? Andiamo di parata volante. Non mi ricordo bene se è top rank Gongzu. Però boh, non mi sembra familiare il nome. Parata volante, vai. Userà come cometa astrale lui. Andiamo. Ah, sinistra. Perfetto, bravissimo. Wai Long, ora devi tirare e fare gol. Non se ne ha c'è offesa. Tiro. Vabbè, fuori. Deve perché è una buonissima statistica di porta. L'ho detto. Non so neanche di riuscire. Non so neanche se ci riesco a farcela. In qualche modo, raga, ce la faccio. Vediamo se ce la faccio. Cuidate, preso. Ah, mi ha fatto gol qua. Non mi ha fatto gol, però. Mi ha fatto gol. Raga, lo faccio ma tagliando. Facciamo così, va. Diciamo che lo faccio tagliando. Sì, dai, ce la faccio tagliando. Boom, easy. Ho fatto con lo spirito guerriero, tanto, cioè con l'Unix, ma tanto uguale. Va bene così, ho vinto. Scatta no, ma l'ho sbloccato con Bailong. Comunque abbiamo fatto, ora. Sì, mi allenerò un po' la squadra, raga, prima di andare. Lo dico. Niente, siamo arrivati all'ultimo piano. Apri la porta finale della fortezza. Raga, però, questo lo faremo nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, per questo video può essere tutto. Spero che vi sia piaciuto. Poi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.